noi andiamo a sentire il primo ospite di oggi, Don Fernando Primerano, condirettore del Cittadino Settimanale Diocesano di Genova. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, allora, diciamo, la Chiesa anche di Genova, naturalmente, assieme alle istituzioni, stanno cercando di muoversi per non lasciare abbandonate le persone che sono nell'estremo bisogno, vero? Verissimo, immediatamente, proprio mentre avveniva l'alluvione, già alcuni sacerdoti andavano a vedere cosa era successo, quali danni aveva causato questa nuova ondata, che non si può meglio definire che ondata di piena, che ha devastato nuovamente la nostra città in molti punti. Adesso come vi state muovendo? Fra l'altro ci sarà una raccolta fondi questa domenica. Avete anche spostato un po' le date perché inizialmente era destinata ad un'altra raccolta fondi, vero? Sì, in questa domenica bisognerebbe fare la raccolta fondi a favore delle missioni, della missione che la Chiesa ha nel mondo. La spostiamo semplicemente di alcune settimane, questa la rinviamo, se non sbaglio, di 15 giorni, qui almeno a Genova. E tutte le parrocchie sono impegnate a raccogliere fondi nelle varie celebrazioni che saranno poi devolute, secondo l'organizzazione fatta dalla Caritas, a favore delle vittime dell'alluvione e delle vittime dal punto di vista lavorativo, ecco, perché di fatto sono state devastati tanti negozi, tanti magazzini, tante attività commerciali che nei piani terra di tutte queste zone sono stati proprio gravemente colpiti. Don Fernando, sappiamo che la CEI ha già stanziato 1 milione di euro per questa emergenza. Ecco, ma qual è il sentore che avete della gente, di come sta vivendo adesso, di tutte le difficoltà grandi che ci sono? Sì, la CEI è già intervenuta, noi pensiamo di riuscire a raccogliere altrettanto, non credo, in una domenica, però abbiamo anche, volevo aggiungere il fatto che si è riattivata quella iniziativa che 2 anni fa, perché ormai abbiamo questo appuntamento quasi biennale con le alluvioni, non c'è fango che tenga, una vendita di magliette con stampata questa frase per poter intervenire. La gente come ha reagito a questa ulteriore alluvione? È molto arrabbiata, specialmente con le istituzioni locali, perché ancora alcuni di questi devono ricevere gli aiuti che avevano promesso e stanziato di fatto nel 2011. C'è stato una persone che proprio dicevano non possiamo rialzarci, ecco, in una situazione economica come quella di oggi non ha senso, alcuna diceva mentre passeggiavamo in mezzo a questo fango con il cardinale, in questa situazione economica non ha senso tenere aperto in modo normale, senza difficoltà ulteriori, figuriamoci mantenere aperto, anzi riaprire, di fatto ripartire da zero dopo una devastazione di questo livello, perché è stata davvero pesante per molti. A me è piaciuta questa vicinanza della Chiesa, questo vedere le tonache sporche di fango, come i volontari, come le persone, insomma, questo andare dei sacerdoti proprio in mezzo alla gente, penso che sia un messaggio di doverosa solidarietà in questo momento. Sì, certamente, sia sacerdoti che vari gruppi giovani guidati da sacerdoti stessi si sono resi disponibili immediatamente insieme a tutti gli altri, ecco, perché poi c'è solidarietà veramente da molte organizzazioni, anche da privati. I seminaristi stessi insieme con il rettore del seminario sono scesi a spalare fango insieme a tutti i volontari, si sono fatti volontari, angeli del fango anche loro. È una bella esperienza questa della solidarietà, quello che è da pensare, come diceva il Cardinal Bagnasco, che non arriviamo a sfruttare i giovani quando ci servono come volontari. Oggi ad esempio anche le scuole non sono state riaperte neanche per questa giornata e i ragazzi, ho visto che già stamattina con la palla in mano ritornavano verso i luoghi dove c'era bisogno del loro aiuto, del loro intervento. Ecco, che non ci si dimentichi di loro dopo, ecco, perché poi non, dopo averli usati per fare quello che sinceramente avrebbero dovuto fare altri, almeno a livello di prevenzione. E sappiamo tra l'altro che tra i volontari ci sono anche i disoccupati, insomma ci sono magari ragazzi che stanno cercando lavoro anche. Eh sì, tutti, sia quelli che lo hanno perso, sia quelli che qualcuno anche ho notato di quelli che a volte vengono a chiedere aiuto nelle parrocchie perché non sanno come mangiare, li ho trovati lì con una palla in mano che davano una mano
chi aveva subito questi danni. Ecco, i fondi raccolti, scusi sì. Don Fernando, i fondi raccolti appunto che saranno qua raccolti in Liguria questa domenica, e poi successivamente ci sarà un'altra raccolta in Piemonte, in Val d'Aosta, domenica 26 ottobre, e la vicinanza delle chiese insomma è importante. Sì, abbiamo ricevuto questa bellissima notizia che si sono fatti vicini anche da questo punto di vista sia le diocesi del Piemonte che la Val d'Aosta. È bello sentirsi tenuti per mano dai fratelli in Cristo, ecco, che non ci si abbandona, anzi nel momento in cui uno ha bisogno dell'altro immediatamente si interviene. Ecco, anche la nostra diocesi a suo tempo l'aveva fatto, aveva lei citato il terremoto, sentivo mentre parlavate dell'Emilia, anche noi abbiamo cercato di aiutare loro, insomma effettivamente da fratelli ci si aiuta. Esatto. Questo è un bel segno. Allora avete tutta la vicinanza di Telepace in questo momento così difficile, speriamo che la ripresa arrivi presto, insomma. Grazie, grazie. Speriamo di riuscire a risorgere, siamo cristiani, ci crediamo. Grazie. Tanti auguri e buon lavoro allora Don Fernando. Altrettanto a voi e ai vostri ascoltatori, buona giornata. E adesso abbiamo gli ultimi 5, 6, 7 minuti insomma per parlare dell'ultimo argomento che era anche il primo con il quale abbiamo aperto, cioè il maltempo, in particolare a Genova. Con noi per parlarne il Guido Filippi, caposervizio del secolo XIX. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, com'è la situazione oggi a Genova? Diciamo che la città ha tirato uno se non due sospiri di sollievo, perché ha smesso di piovere da ieri sera, la situazione notevolmente, almeno dal punto di vista atmosferico e meteorologico, è migliorata, c'è stato anche un timido sole stamattina, quindi da quel punto di vista la situazione è sicuramente migliorata, anche se restano tutti gli altri grossi, grossissimi problemi di una città che di parte della città che è in ginocchio. Ecco, naturalmente questo prima di tutto, e poi passano gli anni ma non ci sono miglioramenti da questo punto di vista. Cosa ci può dire rispetto ai lavori non eseguiti la scorsa volta per evitare un'alluvione di questo tipo ancora? È una brutta, sono brutte storie su cui indaga la procura. Io ho vissuto per lavoro l'alluvione del 2011, addirittura quella del 92 quando c'era stata l'esondazione del Bisagno, poi quella del 2011 e questa. Passano gli anni e non è cambiato assolutamente niente. Lo scolmatore, sono due i grandi nodi, i grandi problemi, tra l'altro sotto la lente della Procura della Repubblica che ieri mattina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo al momento contro ignoti su questa vicenda. Uno è il torrente amico nemico della città, no? Il torrente Bisagno, il torrente che accompagna e affianca una parte della città e che la città non riesce a domare. I lavori per la copertura e la rimessa a norma di una parte di questo torrente si sono interrotti per le solite beghe burocratiche, uno e più ricorsi al TAR, prima al TAR e al Consiglio di Stato, insomma che di tre lotti ne è stato fatto soltanto uno, che è quello che, per chi conosce un pochino la città, è quello che va dalla Fiera del Mare, dove si svolge di solitamente l'Euroflora oppure il Salone Nautico, a 400 metri avanti. Poi tutto l'altro tratto, quello che arriva, gli altri due tratti che arrivano verso la stazione Brignole, il secondo è stato interrotto da ricorsi e contro ricorsi, con gare d'appalto anche partite male o sbagliate, come scrivono oggi i miei due colleghi Matteo Indice e Marco Grasso, ecco. E la terza parte non è ancora finanziata, ecco. E questa è una. Poi c'è il Pereggiano. Scusi, l'ho interrotta, immagino sì. Che come giornalisti siate molto impegnati in questo momento, ma mi viene a pensare che oltre al fatto che non sono stati fatti i lavori, e poi intervenire dopo richiede tra l'altro un budget ancora più alto, molto più alto. Ah, sicuramente, cioè il doppio o il triplo danno, il danno di una città che sta pagando i danni, che ha pagato due volte i danni per le stesse cose, e poi dover intervenire in questo momento per riparare i danni strutturali, e poi se si riesce a fare questi interventi, l'intervento sul Bisagno. Oggi il presidente della regione di Liguria, Claudio Burlando, è andato a Roma, ha detto: io
in un modo o nell'altro voglio fare partire questo lotto. E poi c'è il secondo lavoro, che è quello dello scolmatore del Fereggiano, che è un torrente più piccolo ma che ha allagato un'altra parte della città, sempre comunque nella stessa zona. I lavori dovrebbero partire aprile-maggio, ma non è che da quando parto di lavori a quando si concludono qua si rischia uno o più alluvioni. Questo è il problema, e la gente veramente è stanchissima, lo ha dimostrato stamattina durante questa visita, io direi molto da spettacolo, di Beppe Grillo in città. Adesso infatti tanti giornali parlano di questa visita, i giorni scorsi tante visite, tante passerelle, naturalmente la gente contesta perché vede che le situazioni, nonostante ci sia il pagamento delle tasse, poi non migliorano. Fra l'altro è possibile anche richiedere il rimborso, compilare vero i moduli, come d'altra parte è successo nel 2011, fondi che però non sono arrivati. Comunque è consigliabile fare lo stesso? Sì, assolutamente. Nel 2011 i fondi erano arrivati soltanto in parte, ma quello che si nota adesso forte è la rabbia della città, la rabbia della gente che ha che per la seconda volta in tre anni deve rialzare la testa, perché ha un'attività commerciale, perché ha un negozio, perché è un artigiano, si è visto distruggere tutto e non sa come si potrà fare, come andare avanti per questi mesi, ma soprattutto non sa, e questa è veramente la rabbia, non sa se rialzandosi di nuovo non correrà nuovamente il rischio di venire allagata nel prossimo mese o nei prossimi anni. E tra l'altro, oltre ai gravissimi danni alla popolazione, alle attività commerciali, anche il patrimonio artistico culturale sta subendo dei danni irreparabili, possiamo dire così? Sì, in parte sì, si è praticamente travolto dall'acqua e completamente distrutto il Teatro della Gioventù, che era un teatro nel centro della città, nuovo, alternativo, che però richiamava sempre moltissima gente ed era molto amato dal pubblico giovanile genovese. E poi ha avuto danni, per fortuna non molto gravi, il Museo di Storia Naturale. Sicuramente ci saranno anche altri centri o altri punti che hanno subito danni, ma in questo momento la città non ha avuto ancora il tempo di andare a fare la conta di questi danni. Sono ancora, se uno fa il giro di Genova in questi giorni, ma anche oggi, vede che ci sono ancora le ruspe in centro, che le strade sono, c'è ancora fango nelle strade, ci sono ancora strade chiuse, quindi c'è ancora il lavoro. Siamo ancora in alcuni casi nella fase precedente a quella della conta dei danni, diciamo, di altro tipo per quanto riguarda il patrimonio artistico e culturale della città. Grazie allora, grazie a Guido Filippi del Secolo XIX e tanti auguri insomma per i prossimi giorni. Speriamo che abbiate delle risposte, soprattutto quando si spegneranno i riflettori su questa situazione d'emergenza. Guarda, noi stiamo cercando, il giornale sta cercando veramente di fare da faro su queste cose, di puntare l'attenzione su queste cose, di marcare stretto chi in questo momento, in un momento come questo, di scaricabarile, di ping pong, di responsabilità, poi dovrà fare, perché come si dice a Genova adesso qui servono i soldi, qui è inutile continuare a fare dei discorsi. I primi giorni sono tutti bravi a dire faremo arrivare, faremo, qui la gente ha bisogno veramente di aiuti. Anche il giornale ha fatto una raccolta insieme a Unicredit, l'avevamo già fatto nel 2011, sono persone, pensionati, che hanno donato 1 euro, 2 euro, 5 euro, no? Per cercare di aiutare, serve tutto, di sicuro staremo col fiato sul collo, ma saremo uomo, si dice nel calcio, gli amministratori e locali e nazionali, perché questa città non può essere lasciata sola, è un caso nazionale. Grazie Guido Filippi, buon lavoro, siamo con voi. Grazie a voi, grazie. Ecco, è bello parlare anche di questa solidarietà, insomma. Assolutamente necessaria, quindi speriamo che in tanti rispondano, perché è doveroso veramente sostenere questa città in questo momento. Siamo proprio in chiusura, Lucio. Sì, dobbiamo salutare, l'appuntamento con Doppia Corsia torna venerdì alle 11.